Dunque, buon pomeriggio, salutiamo gli amici dello streaming, perché facciamo anche questa cosa un po' televisiva. Ultima giornata di Stai Sinergico, siamo a Racale, questa sera alle 20 concluderemo questo laboratorio, siamo contenti perché ci hanno detto che anche lo streaming è stato seguito da molte persone. Siamo all'interno del modulo Recuperare luoghi tra teorie e pratiche, abbiamo intrapreso già da ieri pomeriggio insieme ad Enrica Longo e a Toto Patera un ragionamento che sta intrecciando tutto ciò che riguarda il recupero dei luoghi e quindi il ragionamento sugli spazi e su come gli spazi però possano sostenere, appoggiare e contenere tutta una serie di dinamiche che sono più umane, personali, di processi, di idee e di progetti che ovviamente stanno all'interno di un co-working. Sì, quello che stiamo facendo in realtà è siamo partiti da un'analisi dei bisogni e quindi dalle problematiche che sono state evidenziate da voi e dividendovi in gruppi per lavorare specificatamente utilizzando determinati strumenti, vi stiamo fornendo il materiale, quindi l'impostazione pratica per partire da un'idea e sviluppare un progetto. Nella fase successiva, che inizierà a conclusione di quest'ultima ora in cui stiamo lavorando sui contenuti di uno spazio di coworking, inizieremo a lavorare proprio sullo spazio e quindi vi chiederemo, nell'ambito dell'ex asilo nido che ci è stato gentilmente dato dal comune per svolgere queste attività, cosa esattamente ci serve, come ci muoviamo per trasformarlo in uno spazio di coworking, se questo fosse l'opportunità. Perfetto, e poi invece questa sera a partire dalle 18 la chiusura di questo laboratorio insieme ad Angelo Corallo dell'Università del Salento che ci racconterà l'esperienza di innovarsi. Tutto qui. Grazie. Sì. Dopo tu rimani il microfono. Sì, avevo capito. Ragazzi, 5 minuti. Ce n'è un altro goccino per me? Sì, sì, sì. Un altro goccino ancora per Enrica. Enrica, vuoi zucchero? Sì, ma vai tranquilla, versa tutto quello che devi fare. Sono arrivato tardi, prof. Un po' sei arrivato tardi, non mi chiamate prof. No, vabbè, ma io dico prof con amore, non prenderla per il culo. Sì, sì, no, è che proprio quell'appellativo che non... Repulsio. Repulsione, sì. Repulsione. Qui c'è una cosa, la nostra, questo è un concetto che ci risulta più facile. Ognuno di noi ha alle spalle un pensiero, indipendente dall'altro, che quindi dobbiamo cercare. È messo in comunione. Rete di relazioni, patrimonio di reti relazionali individuali. Allora, in esperienza, ieri, in esperienza del
gestione nella gestione. Ancora due minuti. Hai esperienza? In esperienza nel settore, due minuti. Un'altra cosa di debolezza è il fatto che sia, nel senso che si tratta di un percorso nel tempo, quindi qualcuno a un certo punto può starci, uscire. Mancanza di una visione chiara. Io devo esserci un impegno intermittente. Però rendiamo più intangibile, diciamo che defezione sul lungo termine, immaginare un approccio ciclico. Sì, è una continuità. Una realtà simile. Meno di un minuto. Ragazzi, chiudete veloci, minaccia veloci, forza. Andate a chiudere, diamo un minuto di recupero, ma non dovremmo. Io faccio 34. Da lì ve l'ha dato il tempo. Giuri, stai barando. Ma tu hai da guardato il tempo da lì? Perché mi stanno dicendo, ah, gli hai dato il tempo da lì. Ecco. Barano. Tipo devi sedere. Un'altra minaccia. Un germogliare per imitazione di iniziative che mi hanno nato. Come si può dire? Ma esterne, quindi al. Sì. Mi viene inflazionamento del fenomeno. All'interno abbiamo anche il tecnico delle volte di diversi. Esterna. Minacce ed opportunità sono esterne, mentre la porta è sopra interna. Sarebbe anche una sorta di individualizzazione del bravo. Io metterei anche un'altra cosa. Pranzi sociale. Così per buttarci a terra. Sono minacce, perché sguaglia. Se continuiamo così, ne sguaglia. Cerchiamo l'opportunità, è proprio la programmazioni europee. Grazie a Marcella, grazie a Ozzy, che ha fatto bene un ottimo vino. Siamo tutti qui a fine, grazie al vino della cantiniera. E con questo grazie.
E a Yolanda, la mia mia. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Sappiamo. Si stai riferendo lì adesso? Sto capendo più quale orologio stiamo guardando. No, a partitica. Stop ragazzi, basta. Stop al televoto. Mi piace questa, mi piace. Stai barando, dammi il foglio. È bravissimo. Posso? Sì, sì, va bene. Il prodotto di qualità. Allora. Ok. Gliele facciamo dire a loro, cioè viene uno di loro a raccontarcele. Allora, vi ricordiamo. Molto velocemente la parte di il buon vino del pranzo, la simulazione della SWOT, che ricordiamo è uno strumento valutativo. C'è una variante della SWOT, giusto per la conoscenza, che è la cosiddetta SWOT D, che è la SWOT attestata. Molto spesso la SWOT è stata uno strumento valutativo in mano ai singoli progettisti, che autonomamente definivano un piano, diciamo, facevano una valutazione sull'idea che andavano a sviluppare in maniera abbastanza, come dire, individuale e solitaria. La versione interessante della SWOT è appunto quella che avete fatto, che è la SWOT partecipata, che vi permette di confrontarvi rispetto a quello che viene rappresentato nei quattro quadranti. Quindi vi dicevo, proprio perché è una simulazione, prendiamo con le pinze anche tutto quello che abbiamo fatto, perché intanto è un ottimo strumento per esercitarci, ma qualora avessimo il tempo e la voglia di continuare a fare un lavoro del genere, sicuramente con un paio d'ore di lavoro intenso sulla SWOT riusciremo a sviluppare una serie di indicatori positivi e negativi, interni ed esterni, tali da poter valutare meglio la proposta che andiamo a cantierare. Cioè, sono indicatori che poi ci ritroviamo nella fase progettuale, ovviamente costituiscono un aspetto fondamentale man mano che noi andiamo a sviluppare il progetto per la valutazione in itinere. Ok, allora, un rappresentante che ha una bella voce da diaframma e che vuole raccontare sinteticamente i punti che sono stati esplicitati all'interno della SWOT per il vostro gruppo. Allora, la priorità su cui ci siamo concentrati è quella dell'uniformità qualitativa della produzione, cioè l'obiettivo è quello di portare ad un'uniformità di produzione il settore olivicolo, così ci siamo immaginati la cosa. Allora, i punti di forza del nostro gruppo sono... No, punti di forza. Sì, sì, no? Sì. Interni. Sì, allora, la possibilità di fare quantità, quindi massa critica sul mercato, la sinergia che deriva dall'unione delle aziende e quindi il fatto di essere maggiormente visibili, quindi fare una disintermediazione della filiera, questo ci permette di andare direttamente dal buyer o dal consumatore finale senza intermediari che facciano, ovviamente, che poi si prendono la maggior parte del valore del prodotto. L'unione quindi ci permetterebbe di avere un'ottimizzazione della qualità delle tecniche produttive e ovviamente fare economie di scala sia in ambito di acquisti sui fornitori che anche di controllo qualità. Perfetto. E punti di debolezza, abbiamo parlato di individualismo, ci riferivamo un po' alla situazione generale, diciamo, spesso del nostro sud, però in questo caso andrebbe specificato ancora meglio, perché così è abbastanza generale, non riusciamo a focalizzare esattamente qual è il punto di debolezza, che ripeto, in questo caso è interno all'idea che noi andiamo a analizzare. Sì. Vabbè, ancora c'è una scarsa legittimazione del gruppo sul territorio verso le aziende, la mancanza di un agronomo interno al gruppo, sostanzialmente siamo distanti tra di noi, abbiamo valutato il nostro gruppo, siamo molto distanti tra di noi e ci sono pochi soldi. Perfetto, molto interessante la parte delle weakness, che sono i punti di debolezza. Le opportunità del mercato sono il crescente interesse per i prodotti tipici, che si sta verificando quindi a livello internazionale, per i prodotti, insomma, del benessere, della dieta mediterranea, quindi l'olio
dovrebbe avere questo vantaggio, la presenza di fondi comunitari che finanziano questa forma di aggregazione di filiera e sostanzialmente il fenomeno del Salento che ormai è diventato un brand che quindi ci potrebbe dare una mano nella fase di commercializzazione. Speriamo che sia un boomerang, ma speriamo di non l'abbiamo messo. Vabbè, l'abbiamo messo. Ok. E punti di minacce del mercato, quindi questo fenomeno della xylella che vabbè sostanzialmente è una bufala, però comunque ovviamente ha generato tutto un falso immaginario e anche quindi può creare dei problemi sul mercato perché magari l'olio salentino viene visto come qualcosa che ha subito questo attacco che può essere non sano, non buono, eccetera. Concorrenza sleale degli spagnoli, sleale sì, perché insomma degli industriali dell'olio, frodi quindi commerciali e prezzi bassi. Grazie mille. Allora, il nostro obiettivo era come attivare, gestire, mantenere e sviluppare una community. Il nome del gruppo è 20 nodi per tre ragioni. Uno, perché vorremmo che 20 possano essere le persone socie fondatrici, insomma di fondatori di questa prima community. Quindi 20 nodi che poi fanno già parte di una prima rete. 20 nodi perché vorremmo essere questo il target del network nel Salento, quindi 20 laboratori di co-working. 20 nodi perché è una misura della velocità in mare. Il mare è il Mediterraneo, è un hub geografico, per cui è un minimum tra le terre e quindi una metafora ci piaceva. Allora, passando velocemente. 2020, sì, esatto. Ok. Allora, punti di forza. Coesione e motivazione del gruppo dei soci fondatori, perché abbiamo una forte convinzione e quindi una motivazione. Poi, trasversalità e esperienze professionali, nel senso abbiamo nel nostro gruppo tutta una serie di competenze molto differenziali, ci permettono poi di coprire diverse aree di azione. Patrimonio di rete relazionali di ognuno. Ognuno di noi porta un networking al network che sta per nascere. Apartitismo, che è diverso dall'essere apolitico, però non vogliamo avere nessuna etichetta che sia riconducibile, no, a quella che è la politica collegata ai partiti oggi. Punti di debolezza. Inesperienza nel settore del co-working, nel senso è qualcosa che... per noi parte oggi, quindi è tutto da scoprire, andremo avanti con un processo di prototipazione. Ancora, possibili defezioni sul lungo termine, questo gruppo non è detto che resterà, non siamo in un ruolo lavorativo per cui abbiamo una busta pace, è tutto fondato molto sull'essere volontari, sulla capacità di creare una costante coesione, una forza di aggregazione tra di noi, quindi questo ad un certo momento per ciascuno di noi può venire a mancare perché ognuno chiaramente ha la sua vita. Mancanza di capitale di partenza, esordi, cioè nel senso può diventare un problema nell'allestimento degli spazi, nella generazione delle attività, nella programmazione, in tutto. Come punti esterni, quindi l'opportunità, mancanza ad oggi di una realtà simile estesa a tutto il Salento. Scusa, mancanza ad oggi di una realtà estesa a tutto il Salento. Sì, ok, sì. Esatto, sì, non lo leggevo bene. Opportunità, pubblica amministrazione a supporto, nel senso ci sono degli spazi che possono essere concessi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di creare un luogo di aggregazione con cui partire. Opportunità, linee di finanziamento, quindi quelli che arrivano dai fondi strutturali, dalla programmazione quindi europea e quant'altro in questo settore. Minacce, la distanza geografica, perché comunque il Salento, essendo non vastissimo, però comunque presente, per esempio, tra Melpignano e Ragolo ci sono 45 minuti di strada, insomma, ecco, non è agevolissimo. Difficoltà logistica in senso lato, inflazionamento del fenomeno, può essere che da qui al 2020 abbiamo 100 laboratori di co-working, quindi non si sa in quale andare, quindi no? Le lobby che fanno pressione per delegittimare questo nuovo modo di fare economia, immaginare l'impresa, la rete e quant'altro. Non condivisione degli intenti, nel senso alla fine c'è una forza centrifuga che è più potente alla forza centrifuga del gruppo e quindi questo porta alla disaggregazione, alla mancanza di coesione e questo anche in un ambito di valori e questo come diciamo, punto d'arrivo finale è quello dell'individualismo che è qualcosa di diametralmente opposto rispetto al progetto che stiamo portando avanti. Questo è, grazie a tutti.
Grazie Gianluca, grazie Ventinodi. All'interno di un lavoro, di un percorso partecipato come questo, a volte le weakness si sovrappongono, cioè per temi anche molto diversi tra di loro vengono evidenziate le stesse debolezze, oppure vengono evidenziate, molto spesso sono di coesione, tra l'altro, cioè il tema coesione, il tema sostenibilità sono molto spesso weakness, si ritornano molto frequentemente. E nel vostro caso un tema che ricorre molto è l'individualismo territoriale, in questo caso, che è, cioè un po' di atteggiamento del... Sì, non alle weakness, però ritorna questo tema perché anche loro immagino lo intendessero come... Sì, è la distanza geografica, vero? Minaccia, mentre loro nel punto di forza, nel senso che per loro è un dato di fatto. Noi, mentre abbiamo come punto di forza la coesione, dobbiamo stare molto attenti alla community a non incorrere nella minaccia. Esatto. Stesso fattore per quadrato diverso. Sì. Okay. Ok, allora, questo è un altro strumento che vi portate nella vostra cassetta degli attrezzi. Ogni qualvolta avete l'esigenza di fare una prima valutazione. Ripetiamo che questi strumenti, come anche tutti quelli che abbiamo visto tra ieri e oggi, non sono assolutamente esaustivi e vanno messi all'interno di un iter metodologico molto chiaro che poi vedremo in sintesi nella parte riflessiva. Questo perché molto spesso si pensa che può essere sufficiente l'utilizzo di uno di questi per poter inquadrare e valutare bene il problema, ma sappiamo che, e vedremo anche rispetto a quello che faremo nella seconda parte della giornata, che non è sufficiente pensare a questi strumenti come esaustivi per poter valutare le opportunità o le minacce rispetto alle attività che andiamo a proporre. All'interno del processo stesso, cioè molto spesso gli step fa bene ripeterli anche più di una volta in posizioni temporali diverse, perché così avete un controllo costante di quello che state mettendo in atto. Esatto, come diceva giustamente Riga, questa potrebbe essere una visione zero di quello che è per voi una valutazione ad oggi, senza aver con gli strumenti che avete, senza la letteratura a riguardo che avete studiato, senza una serie di dati di supporto socio-economici, socio-demografici di un certo tipo, senza un'analisi della letteratura locale sul tema, eccetera. Quindi tutti i step che vedremo nella fase 2. Quindi è importante utilizzare anche questo strumento valutativo di tanto in tanto per vedere come cambiano anche alcuni indicatori rispetto anche all'evolversi della consapevolezza e anche delle attività che andate pian piano a cantierare. Ok. Tanto ritorneremo su questo strumento nella fase 2. Certo. Ma tanto è vostro, sì. No, questo scrivere. Io sono lontana. Ok, c'è un altro passaggio interessante. Un altro strumento, molto light, come tutti quelli che abbiamo visto fino adesso, che ci permette di ragionare... Sì, scusami. Vengo io. C'è io la valetta. Ci permette di ragionare... Stakeholder, ci permette di ragionare rispetto a quelli che sono gli attori che possono dare più o meno un contributo alla realizzazione della nostra attività. Anche l'analisi di stakeholder è uno strumento che di volta in volta può essere utilizzato durante diverse fasi del progetto, proprio perché, stando il regime di complessità, gli attori cambiano le loro posizioni, perché magari facciamo degli opportuni interventi di sensibilizzazione o di formazione, eccetera, eccetera. Quindi è importante anche pensare a questi strumenti, come anche la SWOT, come degli strumenti abbastanza dinamici che nel corso del tempo vanno a riconfigurare anche la posizione che gli attori hanno rispetto al problema che noi stiamo affrontando. Come si legge questo? Lo vogliamo appendere così poi lo accompagniamo? Lo mettiamo sopra. E qua, guarda, l'avevo preso. Allora,
Gli stakeholder qui sono individuati in base al potere che possono, quindi al tipo di azione che possono avere su un determinato progetto e all'interesse che hanno nel partecipare a quello stesso progetto. Ovviamente possono, il tipo di potere e il tipo di interesse sono a loro volta suddivisi in ordine basso e alto, quindi ci può essere uno stakeholder che ha un interesse basso a partecipare nel vostro progetto e uno stakeholder che può avere un interesse alto a partecipare nel vostro progetto e quindi mette, impiega più risorse perché ha un ritorno maggiore. Stessa cosa per il potere, cioè come può influenzarlo dal punto di vista del processo, come vi può supportare anche dal punto di vista del processo in modalità alta e in modalità bassa. Inoltre gli stakeholder sono divisi in questo quadrante analitico, diciamo, in stakeholder istituzionali, quindi la regione, il comune che forniscono determinati strumenti, le associazioni, stakeholder chiave relativi al vostro progetto, quindi nella ruralità, per esempio, anche gli organi di controllo per la produzione agricola, i GAL, cioè che sono, diciamo, più sì. Gli stakeholder marginali e gli stakeholder operativi, quindi quelli che veramente vengono ad aiutarvi partecipando al processo in maniera attiva, quindi si mettono con voi, si sedono con voi, tavoli di partecipazione, attiviamo questa attività, cioè diamo il via a queste attività, facciamo determinate cose insieme, quindi mettiamo in pratica quello che è. Esatto, per esempio come andare a compilare rispetto alle nostre idee, alle nostre proposte, questo quadrante dell'analisi degli stakeholder. La prima domanda, per esempio, che ci poniamo è: chi sono gli attori che hanno un elevato potere ma un basso interesse? In genere, per le vostre esperienze di vita quotidiana, quali sono quegli attori che hanno un elevatissimo potere rispetto alla realizzazione della vostra idea ma magari un interesse molto basso? Beh, politici, comune, provincia... Dovrebbe essere il contrario, ma è vero. Non è vero, scusami. In questo contesto nostro, paradossalmente, siccome l'abbiamo visto proprio attivi, molto attivi, okay. Cioè proprio noi, cioè, sulla nostra pelle. Ma una... noi facciamo eccezione. Allora, abbiamo detto solo una cosa, momento riflessivo, utilizziamo queste occasioni come occasioni anche per riflettere sulle modalità con le quali interagiamo. Lei ha detto attori istituzionali, tu hai detto prima non è vero, e poi hai detto non sono, sono quelli. Siccome, grazie perché ti presti a poter creare questi momenti riflessivi, però molto spesso poco, la comunicazione rischia di diventare dialettica e magari stiamo per dire la stessa cosa, oppure avremo delle zone di intersezione per voler dire la stessa cosa, in realtà invece che focalizzarci sull'identità, sulle differenze alla luce delle identità, quindi dialogici, ci focalizziamo sull'identità alla luce delle differenze. Quindi è molto importante spesso proprio per... È il classico giochino che si fa quando noi facciamo due insieme, no? Molto spesso anche nella comunicazione tendiamo a sottolineare in una... relazione con un'altra persona, quelli che sono gli aspetti che ci differenziano. No, ma io ho detto, classico esempio, ne avrete tantissimi di questi esempi. E questo fa parte di un tipo di comunicazione dialettica in cui l'identità, la frase diciamo sintetica, l'identità viene vista alla luce delle differenze. E quindi magari stavate per dire qui in mezzo c'era la cosa in comune, però avete tirato diciamo un po' le posizioni, o in genere si tirano le posizioni, facciamo così, tanto da sottolineare sempre più quello che ci distanzia dall'altro e mai invece quello che ci dice la comunicazione dialogica, le differenze alla luce dell'identità. Iniziamo a partire da quello che abbiamo in comune e poi da lì tentiamo con sfumature via via diverse a individuare quelle che sono le differenze, perché quelle differenze sono ricchezza, ma partendo sempre dal fatto che ve ne siete accorti anche durante il momento della clusterizzazione, no? Molto spesso stiamo per dire la stessa cosa, ma sappiamo nella comunicazione, nella forma e sostanza, nel modo in cui lo diciamo, molto spesso in termini di contenuto vogliamo dire qualcosa o diciamo qualcosa, in termini di relazione stiamo metacomunicando per esempio una delegittimazione della persona o dello stakeholder che lavora con noi. Quindi è molto importante. In generale è così, poi ovvio che queste sono due eccezioni, speriamo che non lo siano più. No, esatto. Giusto? Sì, ma siccome lei è del mestiere, abbiamo detto che... Ma perché secondo me sei del mestiere? Ti piace? Mi ha detto che pedagogia, parlavamo ieri, no? Sì, non faccio PNL.
non è solo PNL, però nel senso è importante anche nei setting trovare queste occasioni, anche le persone che si prestano a poter tirar fuori questi momenti riflessivi. E quindi dicevamo, torniamo alla nostra analisi degli stakeholder dopo questo inciso. Alto potere, basso interesse. Potrebbero essere gli attori politici. Poi dipende che cosa intendiamo per potere. Cioè, capacità di... quel potere, perché se a noi servono soldi, il potere... Se a noi servono soldi, allora il potere... Certo. Funziona? Ok. Allora il potere è quello di chi può dare i soldi. Se a noi ci serve un'altra cosa, allora il potere ce l'ha un altro, dipende, no? Da quello che ci serve. Infatti variano. Abbiamo quattro tipi di... Infatti non è un caso, abbiamo detto che qui dentro, rispetto a ciascuna delle proposte, ogni gruppo andrà a specificare chi per loro, chi per voi è lo stakeholder che ha un alto potere e un basso interesse. Potere come capacità di incidere o di influenzare il processo e gli esiti del processo. Allo stesso modo, per esempio, avremo degli attori che hanno un potere molto... Esatto, abbiamo un potere molto alto, scusate, abbiamo un potere molto basso e un interesse molto alto. Chi sono secondo voi quegli attori che possono avere un potere basso e un interesse alto? Quelli operativi. Esatto. Noi stessi. Un potere basso? Chi? Perché pensi di avere un potere basso? Noi stessi. Dipende da che cosa si intende col potere. Dipende contestualmente da quello che è. Sì, no, era noi stessi, mi lasciava un po'. Nel nostro caso, per esempio, potevano essere le aziende agricole. Per esempio, nel loro caso potrebbero essere le aziende agricole, che magari hanno un elevato interesse, però prese singolarmente non riescono ad incidere rispetto agli esiti del processo o sul processo stesso. Cioè, anche questo vi dà delle indicazioni strumentali, nel senso, se per esempio l'azienda agricola singolarmente ha un potere basso ma un alto interesse, quello che uno strumento che voi potete applicare è quello di fare community, appunto, e quindi metterle insieme per aumentare il potere, fare massa critica e aumentare il potere di queste aziende agricole. Ovviamente, esatto, se la richiesta viene piazzata da una sola azienda agricola piuttosto che da 10, la cosa cambia. Esatto. Sì, scusate, avevo letto male, magari. Quindi in questo caso sono alto interesse e alto potere, sono gli stakeholder chiave, che sono quelli che possono determinare la riuscita del processo. Infatti vengono chiamati stakeholder chiave. Poi abbiamo in questo quadrante gli stakeholder. Per compilare questa, la domanda è quella che vi ha fatto Toto: chi è che ha basso potere, alto interesse? Quindi voi li andate a posizionare come se aveste due assi, XY. La domanda è: in questo processo dove sto coinvolgendo, per esempio, tu hai già un processo in mente, nel caso delle aziende agricole tu sai che dovrai coinvolgere per esempio i contadini della zona, i rappresentanti istituzionali che si occupano di temi agricoli, agrari in generale, ci siete voi, individuate una serie di portatori di interesse. A quel punto vi chiedete: chi è che ha basso interesse e un alto potere ma un basso interesse a realizzare questo progetto tra i vostri stakeholder, quelli che avete individuato in fase di visione, di stesura del progetto, e li andate a posizionare. Esatto. In base a dove verranno posizionati, voi potete prendere delle decisioni in merito al vostro progetto, a come andare avanti e a come eventualmente coinvolgerli. Non a caso, o a come dargli potere, dargli forza. Esatto. In quest'altro quadrante abbiamo gli stakeholder che hanno, pur avendo un interesse molto alto, magari hanno un bassissimo potere nella riuscita del nostro processo. Per esempio, chi potrebbe essere? Immagino gli utenti, nel vostro caso, di una community piuttosto che di un gruppo di coworking, che avrebbero altissimo interesse, però magari in maniera individuale hanno un bassissimo potere. Magari in termini aggregati riuscirebbero ad essere una massa critica molto più in grado di incidere maggiormente. Come invece da questa parte vengono posizionati quei cosiddetti stakeholder marginali che hanno un basso interesse e un basso
livello di potere, cioè di capacità di incidere nel processo e negli esiti. Se voi avete individuato dei portatori di interesse che ricadono in questa zona, da una vostra analisi, potete benissimo decidere, per rendere più efficiente e più efficace il vostro progetto, di lasciarli fuori a priori e dire va bene, allora non li coinvolgo, poi se ne avrò bisogno più avanti o una volta che il progetto è esteso in maniera più completa e quindi vado a reiterare il processo, perché sono tutti processi che a spirale potete ripetere. Se il progetto dura 6 mesi o voi lo implementate in 6 mesi, diciamo, voi potete reiterare questi processi, quindi tornare indietro e dire ah ma guarda, adesso questo stakeholder che era finito in questa, in questo quadrante, adesso alla luce di come abbiamo sviluppato il progetto si sta spostando qui, quindi forse a questo punto lo posso anche coinvolgere. Esatto, è quello che diceva per esempio Mikorao quando ci raccontava, ci ha fatto vedere l'esempio dell'atrio interno che stanno per riqualificare. Inizialmente c'erano degli attori che avevano un interesse molto alto ma un potere molto basso, quando sono diventati massa critica sono stati in grado di negoziare, di incidere su quelle che sono le decisioni a scala politica, in quel caso del comune di Alessandria, della provincia di Alessandria, rispetto alla realizzazione di quello spazio verde, per esempio. E quindi, come diceva Enrica e come dicevamo prima, sono sempre degli strumenti molto molto dinamici, perché di volta in volta rispetto a delle azioni gli stakeholder possono cambiare posizioni. Quindi okay. Ci diamo, sono le 16, no? Sì. Ci diamo, questo è un po' più, anche questo, ci vorrebbe molto tempo per poter ragionare, però sappiamo che c'è, iniziamo a capire come funziona e eventualmente potremmo, anche poi quando dal vero volessimo sviluppare delle cose, utilizzare in maniera un po' più approfondita, per esempio l'analisi di stakeholder. Quindi se per voi va bene ci diamo un quarto d'ora. Oppure possiamo fare 10 minuti di lavoro se per voi va bene, poi lo vediamo andando e poi 5 minuti di plenaria lampo per vedere cosa viene fuori. Potete anche fare con i post-it e poi li attacchiamo lì? Sì. Va bene con i post-it li attaccano lì, no? Come stanno facendo? Così non dobbiamo compilare nulla. Questo materiale. Poi è ovvio che le stakeholder si possono spostare col passare del tempo. Cioè, se sì, esatto, però se voi... Sì, esatto. Magari noi poi col tempo lo faremo diventare uno stakeholder chiave da istituzionale. Esatto, che è. Come i coltivatori, per esatto. Esempio, che al momento sono basso potere e magari basso alto. Interesse, opportune attività di sensibilizzazione, allora gli aumenta l'interesse ma gli diminuisce. Quindi noi fotografiamo la situazione ad ora e poi ci diciamo dove vogliamo portare gli stakeholder, okay. Da una quadrante all'altra. Sì. Con delle attività che poi ci serviranno a farli spostare. Quindi dicevo, se all'inizio i coltivatori hanno poco interesse e poco potere, fai delle campagne di sensibilizzazione, faccio per dire. Queste campagne di sensibilizzazione gli fanno aumentare l'interesse, ma ancora il potere rimane basso. Poi magari decidono di riunirsi sotto una sigla, eccetera, eccetera, e diventano uno strumento di lobbying abbastanza forte nei confronti delle istituzioni. Allora in questo caso si spostano dal quadrante dell'interesse e del potere basso a quello dell'interesse alto. Quindi pian piano, da interesse basso a potere alto, sono passati a interesse alto e a potere alto. Sì. Sì, sì. E sono tante informazioni. Ah, per, sì. Comunque sono tante informazioni, è sempre così, sono tante informazioni da assimilare tutte insieme, quindi per quello sono processi molto lunghi. No, grazie a Dio. Io questa cosa, perché me lo sono appeso, non so come l'ho messo davanti. Quest'altro. Quando lo toglierò, non so fare qualche cosa.
nome, no, inibiscono alquanto. Io sono più da gelato, devo dire la verità. Da gelato? Ah, sì, sotto sempre così. Ti ho scambiato però, perché secondo me Toto è più da questo. No, mi devo abituare. Ma stiamo parlando rispetto all'attività della sì. Sì. No, abbiamo tolto l'etichetta. Diciamo, se no per te. Va bene, c'è. Dici tutta piaccia, no? Dai, veloce, una parola a testa, una parola a testa. Brava, mi piace molto questa cosa. Quindi, soggetti che possono essere interessati alla nostra volontà di curare e portare avanti una community che hanno un alto potere, cioè possono aiutarci molto, ma obiettivamente hanno un basso interesse. Scriveteli anche su un post, Simona, così li appendete come stanno facendo loro. Questo cos'è? Cioè, se sono dobbiamo fare poi sintesi o quello che si è no, quella è una associazione categoria. Strutturata, eh? Classicamente strutturate. L'azienda, l'azienda nel senso di un'azienda generale. Metti media azienda. Questa cosa universitaria. Ciao. Quindi autopotere, basso interesse. Loro sono un po' complicati nell'organizzazione del lavoro all'interno del gruppo. No, non riescono mai a mettere d'accordo su come organizzare il lavoro all'interno del gruppo. Stile operativo, ma le aziende orizzontali. Ma proprio sulle modalità, nel senso adesso la discussione, loro hanno discusso per 4 minuti, si faceva discussione o ognuno poteva dire una cosa. Abbiamo sì, pochissimi minuti. Io direi il territorio in senso lato, cioè se voi ristorno sullo spazio comune posso avere basso interesse, basso potere, basso interesse. Però attenzione, almeno la prima fase. Il territorio è altissimo per le persone intorno a te. Sono quelle che
iniziale, in una fase iniziale no. Potenzialità. Però il territorio è inteso come con chi parli, cittadini? Cittadini intorno a te? Cioè, sì, il territorio che ti comunità, quindi. Cioè inizialmente devo allora vi chiedevo coinvolti, non si è fatto capire di che le potenzialità. Allora, per esempio, alto interesse e basso potere potrebbero essere dei reti disoccupate. Le? Persone disoccupate. O i net o i disoccupati. Basso basso? Beh, hanno basso potere e alto interesse. Alto interesse e basso potere. Così come però aspetta, perché dipende basso come potere, viene. Aspetta. Dipende come. Anzi, potrebbe avere un altro. Infatti sì, quindi forse sono alto potere e alto interesse. Inoccupati. Alto alto, non lo so, io direi alto alto. Beh, io farei un sospeggiamento del territorio, cioè farei basso alto. Basso potere e alto interesse, quindi una fase iniziale. Fate una fotografia d'oggi intanto perché è più semplice. Questi sono portatori di interesse che nel corso del vostro progetto possono cambiare posizione. Il problema è che noi abbiamo quattro obiettivi nel primo obiettivo, cioè se si raggiunge la fase di attivazione. Se stiamo arrivando ad oggi in realtà è basso interesse e basso potere, perché di questo momento non va basso. Cioè, capito cosa intendo? Cioè stiamo attivando tutti noi in questo argomento del territorio, però non è che le persone disoccupate hanno un altro interesse, cioè, hanno potenzialmente una situazione. A potere di produzione, insomma. Basso interesse, basso potere, basso potere. Però attenzione, almeno la prima fase. Il territorio ha tantissimo potere da persone intorno a te. No, ma no, però magari in una fase iniziale, in una fase iniziale no. Potenzialità. Però il territorio è inteso come con chi parli, cittadini? Cittadini intorno a te. Cioè, sì, il territorio che ti intorno. Comunità, quindi. Cioè inizialmente devo come basso interesse. Allora vi chiedevo coinvolti, non gli si è fatto capire di che le potenzialità. Allora, per esempio, alto interesse e basso potere potrebbero essere dei reti disoccupate. Le? Persone disoccupate. O i net o i disoccupati. Basso basso? Beh, hanno basso potere e alto interesse. Alto interesse e basso potere. Così come lo aspetta, perché dipende basso come potere, viene, aspetta. Dipende come, anzi, no, potrebbe avere un altro potere. Insieme hanno altro potere. Infatti sì, quindi forse sono alto potere e alto interesse. Inoccupati. Alto alto, forse. Non lo so, io direi alto alto. Beh, io farei un sospeggiamento del territorio, cioè farei basso alto. Basso potere e alto interesse, quindi una fase iniziale. Fate una fotografia d'oggi intanto perché è più semplice. Questi sono portatori di interesse che nel corso del vostro progetto possono cambiare posizione. Il problema è che noi abbiamo quattro obiettivi nel primo obiettivo, cioè se si raggiunge la fase di attivazione. Se stiamo arrivando ad oggi in realtà è basso interesse e basso potere, perché di questo momento non va basso. Cioè, capito cosa intendo? Cioè stiamo attivando tutti noi in questo argomento del territorio, però non è che le persone disoccupate hanno un altro interesse, cioè hanno potenzialmente una situazione. E allora ha potere di produzione, ha anche potere di influenzare il vostro progetto, certo, anche negativamente, certo. Cioè non lo so, se per esempio, sì, nel senso, vi faccio un esempio, esatto, cioè se per esempio, non lo so, a voi avete bisogno di una particolare infrastrutturazione che non si può realizzare immediatamente, qualcuno vi dice no, per realizzarla il processo è lunghissimo e dovete fare questo, questo, questo e quest'altro, ha un potere molto forte nell'influenzare anche negativamente il vostro progetto. Allo stesso tempo, se ci fosse per esempio qualcuno, avete bisogno di una rete internet su cui appoggiarvi, qualcuno che vi fornisce gratis una cloud. Ha un forte potere e ad oggi oggettivamente ha un forte interesse, nel senso che ci siamo accorti che senza queste spontaneità dei
singoli gruppi. Fatemi un post-it, via. Tutti amministrativi mettiamo. Ci siamo. Si capisce, vero? Tutti i puntini. In questo vai. Questa. Fa niente sul mio piede, non si è fatto niente. Considera che si è distrutto uno la settimana. Questo cos'era alto? Vi ricordo che essendo una simulazione. Alto potere e basso interesse. Sono un po'. Ah? Hanno finito loro? No, ovviamente no. Ragazzi, il tempo. Il tempo. Alto potere e basso. Scusate se vi interrompo, solo per. Per ricordare quello che ci siamo detti prima, essendo una simulazione è importante che sia chiaro il meccanismo di funzionamento di uno strumento del genere, poi non pensiamo di poter pervenire ad un risultato diciamo a grana fina in questo momento. E' qua che ci racconta. Allora, alto potere, basso interesse, nel nostro caso sono il comune, la provincia, le associazioni di categoria che potrebbero incidere ma non sono interessati a muoversi verso la direzione che il nostro obiettivo è omogenizzare la qualità del prodotto. Non una minaccia, quindi... Un alto potere in senso negativo può essere rappresentato dai grandi produttori, gli enti di certificazione e gli ordini professionali hanno un alto potere, ma se non motivati non sono interessati a quell'obiettivo, al nostro obiettivo. Gli stakeholder chiave, quindi alto potere, alto interesse, potrebbero essere i GAL, così come l'università, gli enti di ricerca e i buyer, che ovviamente sono interessati a trovare un prodotto migliore. Gli operativi sono i piccoli produttori che hanno tutto l'interesse a unirsi, quindi e sviluppare appunto questo prodotto. E gli operativi sono Stai Agricolo, che è il nostro gruppo, che si chiama così, prima non l'avevamo detto, e gli operatori della logistica che ne trarrebbero comunque un vantaggio. Basso interesse, basso potere e la comunità agricola locale, con l'obiettivo ovviamente è quello di spostare tutti questi qua, no anzi qua. Grazie, solo una notula. La comunità agricola locale, ok. Una notula metodologica, poi lo vedremo meglio nella fase 2. Evidentemente quando si arriva all'analisi degli stakeholder, già buona parte diciamo, di studio su quelle che sono le dinamiche del territorio sono state già fatte, quindi la fotografia è molto più veritiera che, come in questo momento, non avendo il tempo per poter studiare a monte tutto quello che sta appunto a monte della nostra idea, la stiamo facendo simulata. Non a caso, per esempio, come notula metodologica, dicevo a loro che i piccoli produttori, data quella che è la situazione che io percepisco nel Salento, molto spesso si situano qui. Ci sono persone, sono piccoli produttori ormai demotivati, perché nel doppio vincolo della filiera lunga o agricoltura della sussistenza o filiera lunga all'interno della filiera agroalimentare e agroindustriale, e sono persone che di fatto stanno pian piano abbandonando la terra, aumenta il land grabbing, il latifondo ritorna, eccetera, eccetera. Vengono destinati i terreni ai pannelli solari, prima era il girasole, eccetera, eccetera. Quindi di fatto sono persone che l'interesse al momento zero, per quella che simulo facendo parte del gruppo per le rilevazioni che ho fatto, hanno un interesse molto basso e un potere molto basso. Magari con opportune attività di sensibilizzazione, eccetera, eccetera, potrebbero spostarsi all'interno dei nostri quadranti. Rispetto agli interventi che permettono di far spostare uno stakeholder da un quadrante all'altro, nella seconda parte delle attività vedremo, ci sarà un altro format dell'analisi degli stakeholder, dove nell'ultima colonna verranno esplicitate le strategie che il gruppo vuole mettere in atto per far spostare uno stakeholder da un quadrante ad un altro. Ok? Noi siamo stati un po' più lenti, anche perché abbiamo fatto...
poi verifica che ho toccato bene questo. Il fondatore era basso, basso alto, basso alto, alto interesse. Alto interesse, basso potere. Sì, sì, basso. Poi PA era alto alto, no? Che ci mancava? Le PA sono alto alto. Sì, alto alto. E i mezzi di comunicazione? Erano alto basso. Sì, medi locali, sì, ne manca poco. Sì, no, nel senso che la prima cosa che abbiamo fatto è eliminare le etichette, cioè in qualche modo istituzionali, chiave, operative e marginali caratterizzavano, sì, cioè dire, erano, dal nostro punto di vista erano ambigui, nel senso che già davano una prima lettura. Per cui, siccome ad esempio noi gli istituzionali li abbiamo piazzati nelle, negli stakeholder alto alto, cioè quelli con un alto potere, un alto interesse, insomma, e quindi cominciando dalla, diciamo, dall'alto potere e basso interesse, abbiamo piazzato i mezzi di comunicazione di massa, sia locali che nazionali, poi gli istituti finanziari e le aziende gerarchizzate, le ha definite Antonella, nel senso quelle già strutturate, insomma, che possono avere un alto potere ma un basso interesse a promuovere, a sostenere iniziative e percorsi di questo tipo. Per quanto riguarda invece basso potere e basso interesse, abbiamo inizialmente piazzato il territorio, nel senso che inizialmente il territorio potrebbe essere poco interessato e quindi avere un basso interesse rispetto a iniziative di questo tipo e quindi soprattutto anche un basso potere e un basso interesse. Con la prospettiva in realtà, perché così come ci siamo detti, questa non è una situazione che è fissa, ma ovviamente si evolve nel tempo, e quindi ad esempio il territorio che inizialmente può avere un basso potere e un basso interesse, col tempo può invece dire, aumentare sia il potere che l'interesse, il potere nella misura in cui si fa massa critica, l'interesse nella misura in cui dire, capisce il territorio in senso lato le opportunità offerte da un dispositivo di questo tipo. I soci li abbiamo piazzati, vabbè, la pubblica amministrazione l'abbiamo messa invece nell'alto potere e l'alto interesse perché dire, non è detto che, almeno nel nostro caso, quindi l'abbiamo declinato rispetto proprio alla nostra situazione, che la pubblica amministrazione invece può avere un alto potere ma anche un alto interesse a sostenere e promuovere percorsi di questo tipo. E infine basso alto, cioè quindi basso potere e alto interesse, noi, 20 nodi. Grazie. Grazie. Due piccoli appunti su quello che diceva Cosimo. Effettivamente, magari dalla loro analisi di contesto, da quello che sono gli studi che hanno fatto a monte, possono tranquillamente dire che per loro la pubblica amministrazione si trova in questo quadrante, in un altro, magari in un tema o in un altro caso le considerazioni sono di altro tipo. E solo una... Magari col tempo scopriremo che vanno traslocati, diciamo, spostati, esatto, in quadrante, insomma, no? Hanno messi qui. Solo una notazione: il territorio non è uno stakeholder individuato, non è uno stakeholder chiaro, sì, perché territorio può essere inteso in termini cittadini, esatto, cittadini, cioè devi avere un interlocutore diretto, è quello che ti dicevo, sì, mi dicevo nel gruppo mentre... I cittadini, quel territorio inteso magari ad esempio cittadini, sì, per quello che l'avevo chiesto, perché avevo lo stesso, ok, magari sotto tra parentesi possiamo scrivere ai cittadini, così eliminiamo l'ambiguità. Sì, sì, Io. Più definiti sono gli attori, più facile puoi capire anche con quale strategia andiamo a coinvolgerli rispetto alle attività che vogliamo realizzare. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo visto in realtà facendo tutta questa serie di attività è come possiamo strutturare logicamente la creazione di un progetto che vi faccia partire da un'analisi di un bisogno, quindi dall'evidenziazione di una domanda, a sviluppare delle risposte che siano efficaci ed efficienti. In realtà se entriamo in questa fase nel logical framework, quindi sostanzialmente quello che facciamo è ci diamo degli obiettivi generali che partono appunto dall'analisi dei bisogni e che devono avere come risultato un impatto sul territorio. Abbiamo poi degli obiettivi specifici che devono fornirci dei risultati in base a quelli generali, cioè i generali si sviluppano ulteriormente in degli specifici, i generali ci danno un impatto di ampio raggio sul territorio, gli specifici ci danno dei risultati misurabili, monitorabili, con tutta una serie di caratteristiche, e gli obiettivi operativi, quindi le azioni che ci portano alla realizzazione del nostro progetto, i cosiddetti deliverables. In mezzo quindi abbiamo, in mezzo c'è il nostro progetto, cioè tutte le relazioni che noi abbiamo sviluppato tra queste voci e che hanno sviluppato la nostra strategia per
raggiungere il risultato che ci siamo proposti nei nostri scenari derivati dall'analisi dei bisogni iniziale. Ed è per questo che è molto importante in realtà l'analisi dei bisogni iniziale, perché non solo ci fornisce il terreno su cui andiamo a lavorare e quindi già ci dà una solidità di partenza, è importante anche perché ci permette di fare tutte le valutazioni in itinere e quindi di controllare sempre tutto il processo che stiamo mettendo in opera. È molto importante, cioè tutte le valutazioni che vanno fatte durante, prima, durante e dopo, in realtà poi ci permettono di valutare l'efficacia di quello che stiamo facendo e di tenerlo appunto sotto controllo, incrementarla dove necessario, aggiustare, fare gli aggiustamenti in corsa. Esatto, come vedremo nel setting riflessivo rispetto a quello che diceva Enrica, uno, Mike Patton, che è uno degli autori più interessanti che si occupa di valutazione, dice che la valutazione è uno strumento di democrazia perché permette il controllo sociale da parte delle persone rispetto non solo agli esiti ma anche alle modalità con cui questi esiti sono stati raggiunti, di modo che questi risultati possano essere discussi e confrontati all'interno della comunità o degli attori portatori di interesse. Questa parte è la parte più stringente da un punto di vista logico, che ci permette di scendere pian piano nell'imbuto da un livello di generalità in cui andiamo a definire l'obiettivo generale e l'impatto atteso nel medio e lungo periodo, ad un livello di imbuto ancora più specifico, che sono appunto gli obiettivi specifici e i risultati. Sappiamo che magari più obiettivi specifici concorrono a definire l'obiettivo generale. E in ultima istanza abbiamo gli obiettivi operativi, appunto come diceva Enrica, rispetto alle realizzazioni concrete e deliverables che andiamo a produrre. Può essere anche che molti 5 obiettivi operativi, per esempio, rispondano ad un solo obiettivo specifico, come o 3 o 4 o 2. Quindi in questo caso vi chiediamo, una volta definito l'obiettivo rispetto al lavoro che abbiamo fatto in precedenza, quindi il tema e l'attività su cui andate a lavorare, vi chiediamo di fare questo ulteriore passaggio logico, e in questo possiamo dare un quarto d'ora e 5 minuti diciamo poi di plenaria, quindi un totale di 20 minuti, di modo da portare pian piano a sviluppo logico gli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso la nostra attività. Un'altra cosa interessante che diceva Enrica, la linea rossa strategia. Per raggiungere un risultato, per esempio nel caso dell'obiettivo specifico, mettiamo in campo una serie di azioni e quindi è importante anche, quando definiamo l'albero degli obiettivi rispetto ai risultati, che andiamo a definire in maniera chiara le azioni che andranno a definire appunto la nostra strategia di intervento per il raggiungimento di quei risultati. Quindi ok, se siete pronti o se ci sono domande, questioni, oppure le vediamo girando nei vari gruppi di lavoro, così andiamo un po' più sul concreto anche rispetto alle questioni che emergono. Ok? Allora, ci diamo un quarto d'ora. Pensavo mi stavi lanciando il microfono. Ho detto no, il microfono mio. Io faccio 25. 25, quindi dalle 16:40 sì. Alle 18 devono 18 massimo alle 18. Alle 18 devono sistemare la questione. Sì. E che dovrebbero però a questo punto essere. Che ti sei fatto? La faccia. Delle PMI. Delle agricole, che nel settore forse include poi anche quelli che sono i grandi produttori. Generale. Modificare la competitività. Ok. Dimmi, stavo leggendo cosa scrive. Migliorare la competitività delle aziende agricole. Ok, perfetto. Quindi PMI, agricole nel settore. Sì. OS. PMI agricole.
Grazie.
ci stanno aggiornati in nata, morta, nel senso che ci siamo, abbiamo questo capacità. Però per di più hanno delle azioni concrete. Non c'è. Però volete che noi abbiamo già uno spazio, abbiamo già abbiamo solito, abbiamo una politica che non so che potete organizzare, potete rappresentare il concetto. Location, staff,
ridere. Però, no, però intuisco il cosiddetto giudizio del sedere, che è quello che dicevamo ieri. Eh? Ci siamo? Gruppo Comuni, gruppo 20 nodi? Ci siamo, gruppo 20 nodi? Sì? Giudizio del sedere ci informa che bisogna stare molto attento a quelli che sono gli indicatori comportamentali che ci dicono quando una persona ha intenzione di fare una pausa. Quindi chiudiamo con la vostra plenaria.
la presentazione di quest'ultimo pezzo di attività che ci permette insomma di tirare un po' le fila di quanto fatto da quando siamo arrivati il primo giorno, nel primo momento a non avere le idee molto chiare su quale fosse il problema, su quale potesse essere l'attività su cui lavorare, ad oggi in cui piccole porzioni, piccoli pezzi di quello che era la nostra idea desiderativa iniziale si è trasformata pian piano in una piccola proposta progettuale. Quindi dall'idea al progetto, potremmo dire. Aggiornatemi. Bene, e quindi chiamerei Elisa, quindi del gruppo Stai Agricolo, per raccontarci cosa è venuto fuori da quest'ultima attività, con una precisazione che sentivo prima nel gruppo 20 nodi, sempre nei materiali che vi daremo quando torneremo, quando lasceremo questo, sarà una parte relativa a quelli che sono gli indicatori che è necessario specificare e che ci permettono di raggiungere i vari livelli di output, sia in termini di deliverables, sia in termini di risultati, sia in termini di impatto, perché gli indicatori ci permettono di misurare effettivamente se quello che abbiamo promesso nella nostra premessa del progetto, quindi negli obiettivi, effettivamente lo abbiamo realizzato, dando tramite gli indicatori degli strumenti agli altri, quindi proprio a un valore di accountability, diamo gli strumenti agli altri per poter valutare se quello che abbiamo fatto effettivamente l'abbiamo fatto, tramite quali indicatori di raggiungimento. Prego. No, devo entrare. No, devo entrare. Allora, noi abbiamo scelto come obiettivo generale, quindi di impatto, il miglioramento della competitività delle PMI del settore agricolo e quindi dei piccoli produttori, in particolare di olio. Tra gli obiettivi specifici abbiamo posto lo sviluppo di strategie di visibilità questa rete di PMI che si costituisce. Il secondo obiettivo specifico, la costituzione della rete di PMI, e come terzo obiettivo specifico, uniformare la qualità del prodotto. Quindi per ciascuno degli obiettivi specifici abbiamo individuato gli obiettivi operativi, quindi per la strategia di visibilità abbiamo pensato come obiettivo operativo di costituire un ufficio comune con ruolo commerciale e di comunicazione. Per l'obiettivo specifico uniformare la qualità del prodotto abbiamo pensato come obiettivo operativo alla produzione di 1000 litri di olio monovarietale Cellina. Mentre per la costituzione della rete di PMI l'obiettivo operativo è il coinvolgimento di almeno 10 produttori nel primo anno di attività della rete. Perfetto, grazie. Prendiamo come esempio questo obiettivo specifico, rete PMI, e come obiettivo operativo, in questo caso uno, potrebbero essercene altri, snocciolando a fondo la questione, che è il coinvolgimento di 10 produttori durante il primo anno. Come abbiamo detto, strategia, qui in mezzo andrebbe individuata qual è l'azione che noi andiamo a fare effettivamente per raggiungere il risultato che ci siamo dato. Quindi potrebbe essere organizzazione di 10 round table, di 5 seminari, piuttosto che di 3 attività di sensibilizzazione, eccetera. Quindi questo ci dà l'idea anche della strategia che noi andiamo a utilizzare per il perseguimento di alcuni obiettivi. Rispetto alla questione degli indicatori che dicevamo prima, magari può essere necessario andare a specificare nella parte indicatori 3 round table organizzati, 5 attori coinvolti, 2 report finali, piuttosto che un prodotto multimediale come output, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo dare la possibilità alle persone di vedere se effettivamente quell'attività che noi abbiamo detto che è necessaria per colmare il gap tra obiettivo e risultati, l'abbiamo fatta, attraverso quale indicatore effettivamente è misurabile. Però ripeto, essendo anche questa in fase simulativa, la teniamo come buona, fatto salvo il principio che è fondamentale individuare gli indicatori perché ci permettono di quantificare le attività che abbiamo fatto rispetto al raggiungimento dei nostri risultati. Gruppo 20 nodi.
Allora, il nostro obiettivo generale è quello per creare l'impatto, è quello di creare la community e quindi abbiamo pensato che per poterla creare bisogna avere 20 persone. Abbiamo dato un tempo alla creazione di questa community, quindi 3 mesi, e ognuno dei co-worker danno una quota di 30 euro. In più abbiamo anche pensato che ognuno dia anche un contributo in termini di ore settimanali, quindi anche qui prendendo spunto da quello che ci diceva Amico ieri, abbiamo 5 ore settimanali. Poi, per quanto riguarda invece l'obiettivo specifico, abbiamo individuato un'attività per la divulgazione e per far conoscere la creazione della community e con la realizzazione di un evento di progettazione partecipata. Questo per mappare i bisogni e le risorse disponibili all'interno della community, quindi anche le competenze, tutto ciò che uno sa fare e che può mettere a disposizione della community. Quindi le attitudini e, non da sottovalutare, anche le risorse finanziarie, perché ci siamo immaginato che magari il progetto può piacere a dei stakeholder che magari possiamo pensare che siano totalmente disinteressati, ma che abbiano potere, che però facendoli insomma partecipare all'interno, coinvolgendoli, diventino poi dei stakeholder che hanno un alto potere e un alto interesse, quindi anche una strategia. Da questo punto di vista la strategia potrebbe essere anche quella di coinvolgere il territorio, quindi quello che abbiamo detto noi cittadini qui, che stanno con un basso interesse e un basso potere. In realtà, creando questo evento di coinvolgimento proprio di progettazione partecipata, i cittadini potrebbero essere proprio quelli che diventano con alto potere e alto interesse per continuare a far vivere la community e farla crescere. E, andando un pochino più nello specifico, abbiamo pensato che nell'organizzare l'evento avessimo bisogno di uno staff anche abbastanza corposo, ci si spera, però poi in effetti anche se ci sarà una divisione di compiti, tante volte la stessa persona si trova anche a ricoprire più ruoli, e, un'individuazione della location fondamentale, la tempistica, la comunicazione e le varie partnership, perché poi essendo che abbiamo messo in conto che le risorse finanziarie all'inizio saranno limitate, le partnership sono fondamentali perché sono quelle che poi faranno sì che l'evento si possa realizzare in maniera concreta. E quindi poi nello specifico stavamo iniziando a individuare nello staff magari chi si occupa della logistica, chi si occupa della comunicazione dell'evento e tutta una serie insomma di ruoli, e poi non abbiamo specificato per la mancanza di tempo, perché comunque la comunicazione passa dal web alla stampa, al PR-aggio eccetera. Grazie. Grazie. Esatto, immaginiamocelo come un albero di questo tipo, insomma. Ok, secondo me i risultati sono incoraggianti, sia perché è la prima volta magari per molti che utilizzate diciamo degli strumenti di questo tipo, sia perché magari sul tema non c'è avuto, sui temi che avete scelto magari vi siete affidati ad oggi solo alle conoscenze che voi avete o alle competenze che vi portate, che portate con voi, però per quelle che sono diciamo i vincoli del contesto già i risultati sono davvero soddisfacenti. Immaginate di utilizzare questi strumenti in una situazione in cui davvero iniziate un percorso di questo tipo e avete anche molto più tempo a disposizione per approfondire le tematiche, per utilizzare al massimo in maniera efficace questi strumenti, quindi provate a immaginare quali possono essere anche i risultati che andrete a conseguire. E quindi ok, potremmo, per questa prima parte delle attività, potremmo chiudere qui, facendo un po' la carrellata che vi abbiamo detto prima, cioè dall'idea al progetto. E tenendo conto sempre che appunto essendo una simulazione già va bene giocare e maneggiare questi strumenti, quindi portiamoci a casa questo risultato proprio come semino rispetto a un modo di procedere quando
si affronta un problema, da questo problema passiamo un'idea, da questa idea decidiamo infine di intraprendere un percorso per lo sviluppo di un progetto. Parte 2. Volevo dire che comunque vedrete come alcuni di questi strumenti che abbiamo maneggiato per sviluppare dei contenuti, quindi sviluppare quello che potrebbe esserci all'interno di un co-working, molti di questi li riutilizzeremo anche perché, per quello che riguarda il recupero di uno spazio che eventualmente ci viene assegnato dove realizzare il co-working. Ed è proprio la seconda parte del nostro lavoro. Quello che faremo è che tenteremo proprio di mettere in pratica il co-working come modello all'interno di uno spazio che è questo e che supponiamo ci viene dato ci viene messo a disposizione dalla pubblica amministrazione, che molti di voi hanno individuato come uno stakeholder positivo. Chiaro, esatto. E quindi sottolineiamo le volte che ho dato una simulazione che non c'è nessuna intenzione. Assolutamente. Sì, al momento è una pura simulazione. Vabbè, me lo, però esatto, lo qual era la logica qua che abbiamo seguito? Complimenti per le slide digitali. Hai visto? Bello che ce l'abbiamo, la metto di qua, copro gli stakeholder. Anche su questo, come abbiamo ragionato anche ieri, abbiamo deciso di lavorare su due livelli. La prima parte è quella molto più motivazionale, cioè se noi dovessimo fare un gruppo di co-working, noi co-workers, su quale tema, argomento vorremmo lavorare? E quella era la parte fondamentale perché ci serviva per agganciare gli interessi e le motivazioni di ciascuno rispetto alla realizzazione di un'attività con altre persone. Questa seconda parte invece è comunque una simulazione, però sempre in una dimensione dell'immaginazione. Proviamo a ragionare su questo spazio pensando che effettivamente questo possa essere lo spazio sul quale poi andare ad attivare per davvero un gruppo di co-working. Quindi la domanda effettiva è come posso organizzare questo spazio in un luogo di co-working. Esatto, tenete a mente questi punti perché sono dei punti che in un certo senso troviamo molto spesso da un punto di vista metodologico sia nella ricerca sociale e, come abbiamo detto anche ieri, nella ricerca educativa. Perché comunque si tratta di progettare degli interventi e per poter progettare gli interventi abbiamo detto sempre che il luogo comune della partecipazione è che si parla di progettazione partecipata. Sappiamo che prima di arrivare a progettare dobbiamo fare una valutazione partecipata, non solo coinvolgendo il gruppo di lavoro, ma allargando il gruppo di lavoro a quelli che sono gli attori che effettivamente possono portare un contributo in termini di conoscenze, di competenze, di relazioni sociali, come diceva per esempio il gruppo Ventino di prima, che diventano fondamentali per la riuscita del nostro progetto. Quindi usciamo anche qui dalla logica del progettista solitario e entriamo invece nella logica del... Se annoia tantissimo, lo dico io, il progettista. Come? Se annoia un sacco il progettista. Se annoia tantissimo. Sì. Però poi non divide il budget con nessuno, questo è il vantaggio. Beh sì, questo è vero. Per contro. Quindi immaginiamo sempre una parte di valutazione iniziale per poi arrivare ad una fase di progettazione. Allora, Stiamo reiterando il percorso. Con alcune variazioni che sono fondamentali. Seguiamolo come se fosse un film, quindi immaginiamoci le scene di questo film. Noi arriviamo in questo posto e analisi della domanda. La prima questione che ci poniamo, quello che diceva Enrica, come posso organizzare questo spazio in un luogo di co-working? Quindi ci viene assegnato, entriamo e questo è lo scenario. Allora, attenzione, ovviamente questo è uno spazio fisico già ben definito e strutturato, quindi ovviamente come tutti gli spazi fisici ha dei luoghi esterni e ha un grosso involucro che può essere adattato alle nostre esigenze. Ha poi addirittura una pertinenza interna che è la corte, giusto per darvi delle caratteristiche fisiche di questo ex asilo. E noi ci possiamo proprio porre in una prima analisi della domanda chiedendoci come possiamo utilizzare questi spazi anche nell'ottica dell'organizzazione del nostro co-working. Quindi se decidiamo per esempio che nel nostro co-working ci possono essere, possiamo utilizzare sia gli spazi esterni che gli spazi interni oppure no, se ci sono gli spazi di cui avremmo decisamente bisogno, che sono gli spazi di supporto, quindi le cucine, il front office, l'ufficio dove ci sarà il vostro host, se avete un host, e gli spazi tecnologiche. Sì, gli spazi che dicevi tu, quelli dove c'è tutto il materiale hardware che può essere messo in condivisione, e gli spazi operativi dove effettivamente svolgiamo delle attività. Esatto, questa è la prima, diciamo,
divisione degli spazi che abbiamo fatto molto molto generale e che poi opportunamente rispetto anche al luogo che andiamo ad animare, quindi allo spazio che andiamo poi a percorrere, capiremo quali di questi rientrano effettivamente sotto il nostro interesse, sotto la nostra lente di ingrandimento. Aspetta, infatti, perché questi sono semplicemente degli input che noi vi stiamo dando. Ovviamente sappiamo che abbiamo per forza bisogno dei bagni, no? Non mi sembra una cosa così... La cucina. O della cucina, in uno spazio di co-working. Voi però dovete confermarci questa divisione, potete ancora anche arricchirla. Assolutamente, cioè, sì. Potete incrementare, potete specificare. Che cosa succede nello spazio, per lo spazio esterno? È solo un giardino dove io esco a fumarmi una sigaretta? No. Ci può essere uno spazio per i bambini, ci può essere l'orto perché abbiamo dei pezzi di terra che possono essere utilizzati, ci possono essere... Uno spazio di legno, le amache... Potete anche specificarlo. Quindi esatto. Queste sono griglie generali, poi appunto nell'operativo vedete, nello specifico vedete voi quali di questi luoghi, ora che attiveremo l'esplorazione di questo spazio... rientrano nel vostro interesse. Analisi del problema, voi tornate, quello che faremo adesso, ora vi descriviamo prima qual è il canovaccio. Qual è il processo? Andate in giro, tornate con una serie di indicazioni rispetto a quelli che sono, come immaginate di poter occupare e utilizzare quello spazio, e la domanda successiva, che poi è quella rispetto alla quale casca sempre l'asino, cosa serve per attrezzare questo spazio in un luogo? Vi ricordate la frase di Goethe che dicevamo prima, no? E quindi sarà necessario compilare una piccola checklist nella quale, per esempio, sala cucina, che è uno spazio di supporto. Qual è la stima rispetto ai materiali che ci servono per lo spazio cucina? Immaginate. Ah, mi serve questo, asco la pasta, mi serve... Ok, piuttosto che... Un altro aspetto fondamentale, che ne parlava prima il gruppo 20 nodi, è la stima, ore uomo, delle risorse umane necessarie. Sappiamo che molte di queste risorse le possiamo mettere, tra virgolette, come cofinanziamento, che vanno comunque quantificate, anche per renderci conto bene dello sforzo del gruppo, delle persone, rispetto alla domanda iniziale. La stima dei costi economici. Anche lì, cioè, ok, per attrezzare la cucina dei miei sogni, no, la cucina dei miei sogni forse costa troppo. Andiamo ad un livello un po' più basso. Per attrezzare una cucina, tale che possa essere uno spazio di co-cooking, come dicevamo, e ospitare le fantastiche donne che ci hanno aiutato, ci hanno fatto mangiare questi giorni, le nostre comari. La stima dei costi economici. A questo livello è ovvio che chiediamo che la stima sia fatta in una maniera, diciamo, a grana grossa, insomma, no? Senza andare a prenderci tre preventivi e tre aziende, però tentiamo di capire quanto ci costerebbe se dovessimo attrezzare questo spazio. E poi c'è la parte, ancora siamo qui nella fase di valutazione ex ante, che, pensatelo sempre rispetto al lavoro che abbiamo fatto precedentemente, è molto importante capire qual è, fare l'analisi della letteratura scientifica e o locale, e o le buone pratiche e o le policies che possono essere di supporto alla nostra questione. Anche, ripeto, pensatelo rispetto a quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Cosa ci dice la letteratura scientifica al riguardo, per esempio rispetto al vostro tema o rispetto al tema che avete fatto fino a questo momento o al tema in questione? Cosa ci dice invece la letteratura locale? Ah, sai che c'erano degli spazi occupati qui a Ragala, e faccio per dire, poi sono stati chiusi perché i classici centri sociali. Cioè, abbiamo la necessità di andare a fare una ricognizione di quella che è la letteratura fondamentale oggi nei processi di rigenerazione urbana, che è quella cosiddetta dei lugaregnos, cioè delle persone, che le persone un tempo erano considerate i non esperti perché gli esperti erano gli architetti, ora ti accorgi che gli esperti evidentemente sono le persone in quanto portatori di vissuti, di esperienze, di pratiche, di processi, di competenze, di risorse, eccetera. È molto importante dire ok, dobbiamo attrezzare questo spazio come spazio di co-working, da dove partiamo? Sempre nella fase di valutazione ex ante, quali sono le buone pratiche che ci sono e che potrebbero essere uno spunto anche per capire quali sono i modelli, e ne avete visti a bizzeffe in questi giorni. E soprattutto, sempre rispetto all'analisi, alla valutazione ex ante, quali sono le policies a diverso livello, da quelle europee a quelle nazionali, regionali, provinciali e comunali, che possono essere da supporto ad attrezzare questo spazio. È uscito un bando della regione su, faccio per dire, impianti, diamo risorse per gli impianti sportivi,
di un certo tipo, oppure per la riqualificazione energetica degli edifici, eccetera. Quindi abbiamo la possibilità, sempre rispetto ai vincoli del contesto, quanto più conosciamo il contesto nel quale operiamo, tanto più quei vincoli possono diventare opportunità rispetto al progetto che stiamo realizzando. È la stessa considerazione che facevamo informalmente prima nel vostro gruppo di lavoro. Prima di arrivare agli stakeholder, prima di arrivare a definire la strategia di intervento, dobbiamo fare uno studio molto approfondito di quello che sono le questioni in campo, per sapere dove e come buttare le mani. Fatto questo, torneremo e avremo gli strumenti adesso per fare una SWOT molto più dettagliata e accurata e approfondita rispetto a prima, quando non abbiamo utilizzato, evidentemente non avevamo il tempo per poter fare un'analisi approfondita della letteratura scientifica locale, delle buone pratiche e delle policies. Però a questo punto la SWOT diviene molto più centrata. Riguardo al luogo la SWOT, ovviamente. Assolutamente sì. Riguardo al recupero. Esatto. Sì. Abbiamo scoperto per esempio che c'è una buona pratica a San Nicola. C'è spazi popolari che fanno qualcosa del genere, simile, però non è esattamente uno spazio di coworking. Abbiamo scoperto che per esempio ci sono delle policies del comune, capacitante, come dice la letteratura, come diceva il caso del gruppo 20 nodi, che ha una serie di misure che permettono di supportare i costi per la realizzazione di questa attività, eccetera, eccetera. O sappiamo che la comunità locale, per esempio, ha espresso nei vari giornalini del quartiere, il quotidiano, eccetera, eccetera, una certa sensibilità a questo tema, per esempio. Mancano luoghi di aggregazione, quindi dal punto di vista sempre del progettista e quindi prima ancora del ricercatore, dobbiamo porci la questione di andare ad indagare bene questi livelli. E noi siamo arrivati qua all'analisi degli stakeholder prima. Prima ancora dovremmo fare un percorso di individuazione evidentemente degli stakeholder. E su questo, anche nei materiali che vi forniremo, potete vedere che si possono utilizzare diverse strategie per individuare e coinvolgere gli stakeholder. La classica palla di neve, chi l'ha sentita mai la palla di neve? Io contatto per esempio te. No. E individuiamo per esempio un attore fondamentale, per esempio il caso dei produttori, e scopriamo che quel produttore che entra in relazione con noi, che dice di essere interessato al nostro progetto, ci dice: ah guarda, tu gli chiedi, ma conosci qualcun altro che potrebbe essere secondo te sensibile al tema di cui stiamo, o al progetto che vogliamo portare avanti? Ah guarda, Cancete Cagnato, ma catene nel fondo. Esatto, la palla di neve ci dice esattamente questo. Riusciamo pian piano, vedi 2 gradi e mezzo di cui si parlava ieri sera a cena, abbiamo la possibilità pian piano di accrescere il numero di persone da coinvolgere nel progetto, partendo dal rapporto fiduciario relazionale che riusciamo ad attivare con uno degli stakeholder o con i diversi stakeholder che coinvolgiamo nella nostra proposta. E capitale sociale, prima ci diceva il gruppo 20 nodi che è molto importante andare a individuare quali sono le persone. Mio zio fornisce le porte, potrebbe essere, ha un deposito di porte vecchie che va a tirar via dalle località del mare che non usano più, e potrebbero essere porte che andremo ad utilizzare qui dentro, faccio per dire. Piuttosto che serve da imbiancare, io c'ho lo zio che c'ha la ferramenta, c'ha un sacco di secchi che stanno per andare a male, ce li potrebbe dare sotto prezzo. Nel senso, dobbiamo sforzarci di pensare quali possono essere gli attori interessati e interessanti da coinvolgere nel processo, attingendo prima di tutto da quelle che sono le nostre reti sociali. E altro livello, ieri si diceva: ma com'è che noi pensiamo tante cose fighe, bellissime, come sempre abbiamo fatto e abbiamo proposto, ma poi ci manca uno step, che è evidentemente uno step formativo o educativo se nel sociale, che è quello di coinvolgere le persone. E questa è la classica cosa che si dice da 20 anni, diciamo, ieri nei dibattiti tendenzialmente di sinistra, no? Ma com'è? Io ho questa idea bellissima, ma come faccio a coinvolgere le persone, a dirgli che questa cosa è importante? Molto spesso questo si traduce in una visione, dicevamo, no? Tra virgolette moralista, in cui ma com'è che le persone non capiscono che questa attività è un'attività che serve al territorio? Semplicemente perché bisogna trovare il canale per poterlo comunicare, soprattutto, dicevamo ieri, bisogna capire quali sono le motivazioni, gli interessi, i bisogni che queste persone possono mettere in gioco per entrare all'interno del nostro progetto. E queste non possiamo lasciarle alla sensibilità, la cosiddetta sociologia da tram o al naso, ah più o meno penso che tu c'hai questo interesse. No, dobbiamo avere degli strumenti molto chiari che ci permettono di fare una mappatura quanto più approfondita possibile di quelli che sono gli interessi degli attori. Ma prima di arrivare alla fase di mappatura è importante capire come coinvolgerli.
possiamo coinvolgerli con le varie modalità. Ieri abbiamo fatto cenno alle arti performative, ad alcune esperienze interessanti che nel nostro gruppo di ricerca, ma nel territorio in generale. Ovvero possono essere bisogni latenti e farli emergere. Esatto, questa cosa capita spesso, per esempio. Cioè uno sente esigenza, ma in realtà non li ha mai esplosi, perché non ci ho mai pensato, non li ha mai esplicitati. Per cui un lavoro di educazione, di confronto, fa emergere. Bravissimo, Cosimo, questa cosa è verissima. Io quando raccontavo ieri l'esperienza di Cuba, ti trovi col bambino classico che dice: dammi, dai un euro. Dietro a quel bisogno manifesto in realtà si celano dei bisogni inespressi che dobbiamo essere bravi ad andare a intercettare, a scavare, evidentemente negoziando intanto l'accesso a costruire la relazione con questa persona e poi pian piano farlo fidare al punto di poterci raccontare quali sono, di poter far emergere con gli opportuni strumenti quali sono effettivamente i bisogni di cui è portatore, di cui molte volte non siamo neanche consapevoli. Esatto. Bravissimo. Scusa, come il disagio si traduce in bisogno e come quel bisogno non può essere letto da un punto di vista di mancanza, ma da un punto di vista di sviluppo, di progetto. Però, ripeto, queste sono considerazioni metodologiche che è opportuno sapere, poi quando bisognerà approfondire ci sono tutti gli strumenti per poterlo fare in maniera opportuna. Solo un'ultima cosa. Volevo dire che questo vale anche questo coinvolgimento che poi ci porta all'analisi dei bisogni. Non è un processo che viene rivolto solo ed esclusivamente all'esterno, cioè voi andate ad individuare e coinvolgere e analizzare i bisogni di stakeholder che vi possono aiutare a realizzare il vostro coworking anche se non diventano dei coworkers. Questa parte di lavoro va fatta anche all'interno, magari non si applicano tutte queste cose ovviamente perché siete i soci fondatori, però vi dovete comunque dovete mappare anche in relazione allo spazio che andate a realizzare che bisogni ci sono interni. Esatto, questo rafforza il gruppo. Esatto, è il lavoro sulla coesione. Se rimangono bisogni inespressi già all'interno del gruppo, immagino che sia elemento di debolezza, mentre esplicitarli rafforza e rende più coeso il gruppo, soprattutto se il gruppo fondatore. Non è un caso che, ripeto, abbiamo scritto arti performative, perché dicevamo ieri, non è il discorso dell'arte per l'arte, quindi noi in cui utilizziamo l'arte come sfondo con una più o meno vaga valenza educativa, no? Ma l'arte deve essere pensata, l'arte in questo caso, le arti performative, il teatro, come tante esperienze che ci sono nel Salento, devono essere pensate e quindi progettate con un'intenzionalità molto chiara, con un'intenzionalità educativa molto chiara. Cioè, il teatro può essere uno strumento per far emergere le cose della pancia di cui parlavamo ieri, per poter far emergere le narrazioni, i vissuti di queste persone, le esperienze, i processi di lavorazione, eccetera, eccetera. Pensate all'ambito agricolo, per esempio, voi, no? Quindi, in genere, possono essere utilizzati dei dispositivi che utilizzano le arti performative per attivare, quindi attivazione educativa è un'altra parola fondamentale, che ci permette di colmare il gap che dicevamo prima tra vorrei fare e le persone non rispondono. Possiamo utilizzare un armamentario vastissimo che ci offrono le tecniche del community planning o del coinvolgimento delle comunità. Potremmo utilizzare un barcamp, potremmo utilizzare una public house conference, qualsiasi strumento che permette di far avvicinare le persone, di potersi informare su quello che vogliamo fare e di fare in modo in un certo senso che possa emergere anche il loro interesse o un livello di coinvolgimento rispetto al percorso che stiamo andando a fare. Fase successiva abbiamo la necessità di dotarci di strumenti per effettivamente rilevare i bisogni di questi stakeholder che in un certo senso vogliamo coinvolgere. Dipende anche lì dal tempo e dalle risorse che abbiamo. Se abbiamo molto tempo e abbiamo 30 stakeholder possiamo decidere di fare un'intervista strutturata tenendo a mente alcune cose che ci interessa sapere. Potremmo fare un focus group, potremmo fare il classico speech box in cui mettiamo la cassetta, negli ospedali si usa tantissimo, in cui tu vai e metti quello che tu pensi o quello che tu vorresti o quello che tu... potremmo utilizzare un muro nomade, potremmo utilizzare qualsiasi strumento che permetta alle persone di esprimere un loro bisogno. Ma possiamo essere ancora più precisi ed andare ad indagare quali sono le aspettative e le motivazioni che le persone hanno a partecipare al nostro progetto. Faccio un esempio. Noi, quando utilizzeremo l'altro modello di analisi di stakeholder, vi dicevo prima, è importante farci una mappa della testa dello stakeholder.
Per poter coinvolgere lo stakeholder amministrazione in questo progetto, per esempio, o lo stakeholder produttore, dobbiamo pensare cosa potrebbe servire, che contributo può dare, che beneficio può ricevere. Questo lo facciamo al momento in fase simulativa nella nostra testa. Poi dovremo andare a parlare con quell'attore e tentare di capire effettivamente se la mappa che ci siamo fatto, quindi se l'analisi, la domanda che ci siamo fatto, effettivamente risponde a quelle che sono le esigenze che quelle persone manifestano. E quindi dicevamo ieri, con lo strumento di profilatura che abbiamo accennato ieri, no? Cosa pensi su un determinato argomento? Mi serve. Per me l'agricoltura, no, quei pomidori li può vendere alla filiera agroindustriale napoletana, perché poi grazie a loro, quella è una rappresentazione molto chiara, no? Di quello che è l'approccio di alcuni produttori, per esempio, all'ambito agricolo. E aspettative emotive, no, a me non mi va che coltivo la terra, non... oppure motivazioni, no, quasi quasi la vendo. Cioè, dobbiamo essere in grado di andare a intercettare questo, perché se non intercettiamo questo non riusciremo mai a tarare la nostra idea rispetto a quello che le persone ci dicono. Un altro passaggio fondamentale è quello di capire di quali competenze sono portatori sia il gruppo di co-workers che decide di utilizzare questo spazio, sia degli stakeholder che andiamo a coinvolgere. È il classico, appunto, che... ci permette di capire che tipo di risorse abbiamo, esatto, alla mano e con le quali lavoriamo per portare avanti il progetto. Esatto, magari scopriamo che... il nostro capitale, diciamo. Esatto, il nostro, scopriamo che per esempio il classico è c'ho il zio alla ferramenta che mi può fornire le vernici, o abbiamo il falegname all'interno del gruppo, o parente del nostro gruppo, o vicino comunque al nostro gruppo che può darci il suo know-how, le sue competenze per la parte di qualificazione fisica. Dobbiamo essere in grado di capire e di esplorarle queste competenze. Quindi a quel punto ritorniamo e abbiamo tutti gli elementi per poter ricalibrare il nostro problema. E quindi, ok, stima dei materiali l'abbiamo fatta, la stima delle risorse umane l'abbiamo fatta, ci manca da capire una stima per poter, in un certo senso, ridurre i costi economici che ci siamo dati all'inizio qui. Allora, in questo caso potrebbe essere interessante utilizzare delle strategie che ci possono essere davvero utili per ammortizzare i costi, tipo il baratto, tipo il crowdfunding, tipo l'autocostruzione. Quindi immaginate, per esempio, io devo rifare, come vi facevo fuori l'esempio di un asilo in un comune della provincia di Lecce, i cui genitori non avevano i soldi per poter pagare il servizio di prima infanzia. Allora scopri che c'è uno sponsor che può offrire i pannolini, perché i pannolini danno visibilità allo sponsor. Scopri che, per esempio, invece che imbiancare la scuola ogni anno, che ti costa una marea di soldi, il primo anno vengono i genitori a imbiancare, e poi, quando noi abbiamo fatto le rilevazioni andando a chiedere ai bambini com'è che la scuola è sporca? Perché i bidelli non pulizzano. Deresponsabilizzarsi e demandare il problema a qualcun altro. Quando i ragazzi sono stati opportunamente sensibilizzati sul fatto che sono loro i custodi del loro posto, anche tutte quelle forme di distruzione del luogo sono andate via via riducendosi, quindi anche i costi sono andati via via riducendosi. Quindi dobbiamo sempre pensare nell'ottica di come possiamo andare a ridurre i costi, semplicemente facendo leva su quelle che sono le conoscenze che abbiamo sul territorio, le competenze che abbiamo, eccetera, eccetera. Potremmo farlo questo in una modalità host, quindi come l'abbiamo sperimentata, chiamiamo gli attori, per esempio, che si vogliono occupare delle porte e delle finestre, faccio per dire, piuttosto che possono darci una mano rispetto all'orto urbano, all'orto che vorremmo fare nello spazio antistante. E con loro tentiamo di capire quali modalità di reciprocità ci possono essere. Che interesse ha un anziano a venire a coltivare l'orto che stiamo facendo all'ingresso? Interesse, cioè, vado, io investo il mio tempo nella logica della banca del tempo, posso dare un mio contributo, però magari scopri che dici, ah, ma guarda, sai che tengo una serie di sementi che possono essere, che qua non è che si usano tantissimo per fare le spugne con le zucche, le guzzepacce. Faccio per dire, per esempio, a Veglia abbiamo nel nostro vicinato delle signore con pensione madre che utilizzano una varietà della guzzapaccia, della zucchina, poi la facciamo crescere sugli alberi così non ammuffisce, poi la tagliamo, la mettiamo come se fossero pomodori d'inverno, seccano, poi quando arriva l'estate le spulciamo ed escono fuori le spugne. Ok, scopri che andando ad indagare lì non trovi solo il signore anziano che viene a coltivarti il terreno, ma scopri anche che ci possono essere una serie di i piccoli indotti intorno che potrebbero essere messi a valore per il nostro progetto.
A quel punto siamo nella fase di cantierabilità, perché avremo un piano di costi di, per esempio, 10.000 euro per fare il giardino. Poi, andando a scavare, scopriamo che riusciamo ad arrivare a 3.000 euro, 4.000 euro, 2.000 euro, 1.000 euro. E quindi vedremo alla fine di questo percorso come la fotografia iniziale rispetto ai vincoli del contesto e ai costi che avremo possono essere ammortizzati rispetto ad una serie di scelte che saremo in grado di fare sul territorio, coinvolgendo gli attori e le competenze di cui sono portatori. In ultimo, saremo già pronti per fare un buon piano di azione e un timing rispetto a quello che abbiamo deciso di fare per riqualificare il nostro spazio di co-working. Questa è la roadmap. Bravo. E ora lo facciamo. Ok. Quindi sostanzialmente c'era una pianta in giro che ci siamo persi, giustamente. No, qui. Come procediamo? Intanto... Sì. Vabbè, anche noi in realtà possiamo andare anche individualmente. Dai un pezzo di scotch. Tutto questo perché ovviamente io ed Enrica lo diciamo a... Ingresso. In realtà ci siamo sinergizzati appena 24 ore fa, nel senso non ci conoscevamo, grazie all'ottimo lavoro lubrificante e di smussamento che ha fatto il gruppo di Sinergico, siamo riusciti a trovare questa intesa molto velocemente, tanto che nella pausa pranzo abbiamo tirato fuori. Ragazzi, sinergici. Siamo tutti sinergici. Allora, questa è la pianta dell'asilo nido. Io devo dire che in generale a me non piace lavorare molto con le piante, perché veramente lo trovo, è una cosa... Sì, con i fiori sì. È una cosa abbastanza... mi piace di più la fase esperienziale, quindi vi inviterei, in realtà avete interagito con questo posto lungamente in questi due giorni, però vi inviterei a fare un giro, anche tutti insieme, nelle zone che possiamo utilizzare, perché se non sbaglio queste sono chiuse, o comunque vedete voi, Simona, no, poi in realtà si può vedi tu. Sono aperte. Ok. Di fare un giro effettivo, di fare un giro veramente in questo senso cognitivo del posto, di farvi suggestionare dal posto. Magari lasciate dei post-it sparsi, se volete, con delle indicazioni, con dei commenti sui muri. Sì, li riporteremo qui, però se ci fossero in giro sarebbe più carino. E cerchiamo appunto di... andate anche fuori, del giro fuori e cerchiamo appunto di rispondere alla prima domanda, quindi come posso organizzare questo spazio in un luogo di co-working in base a una suddivisione delle aree che noi abbiamo in spazi esterni, spazi di supporto e spazi operativi. Noi siamo nella piantina. Dove siamo noi in questa pianta? Noi siamo qua. Qui. Noi siamo qui. Corbolino, voi siete qui e ritornate qui, non andate in un'altra stanza. No, quel punto di orientamento. Beh, ve l'ho messa anche girata bene, così potevate guardare anche bene. Quindi quello che in realtà riporteremo qui, dopo che voi magari avete lasciato anche dei post in giro, magari riusciamo dopo anche a fare un po' una mappa, le cosiddette mappe affettive, no? Le mettiamo veramente in giro nello spazio. Quello che il risultato di questa attività, per cui non lo so, che facciamo 20 minuti, no, anche meno. Allora, l'idea secondo me quarto d'ora. Un orario di massa. Una pausa veloce. Sì, questa la facciamo. Poi il sopralluogo è pausa veloce, ma vi fate il caffè, andate fuori. Spirito tedesco di Enrica. Si vede, no? Ok. Scherzando. Va bene, però se siete d'accordo, visto che sono le 5:20, potremmo fare che alle 7 dovremmo essere arrivati, se riusciamo, più o meno in questa direzione. Poi, ripeto, questo canovaccio vi rimane e pian piano potrete svilupparlo, potrete contattarci, non c'è nessun problema. Sì. Però visto che abbiamo un'ora e mezza, secondo me, visto che molte cose le abbiamo fatte, altre ne abbiamo ragionate quindi ieri, c'è il tempo almeno per avere una struttura di massima. C'è una pausa caffè, potremmo prendere confidenza con lo spazio. Certo, fatevi questa pausa caffè, fumatevi le sigarette, andate fuori, fate sto sopralluogo. E quello che mi piacerebbe avere come risultato è, oltre se volete lasciare del materiale in giro bene, poi se ce ne sarà sufficiente vedremo come utilizzarlo, però dobbiamo ritornare qui e individuare sulla pianta come destinare i vari spazi, o cosa ci serve e dove lo mettiamo. Ok?
C'è qualcosa che non è chiaro? No, allora, io direi 10 minuti, un quarto d'ora per fare, diciamo, un'esplorazione. E 10 minuti di pausa. Nella quale magari prendiamo il caffè, eccetera, eccetera.